Radio Ok, in collaborazione con Magilla Spettacoli, presenta Dimmi la Tua, interviste con i personaggi e gli artisti del momento, ogni martedì, giovedì e sabato alle 19.30, in diretta live sulla pagina Facebook Radio Ok, conduce Daddy DJ. Questo appuntamento, diremo, o meglio, diciamo quotidiano, del martedì, giovedì e sabato. Siamo in diretta oggi è il martedì 23/02/2021, un avvenimento, diciamo, è il mio, mi corre dirlo, tutta la Regione Puglia sta parlando di questa ordinanza degli ultimi minuti, che l'affronteremo in un secondo momento, ma soprattutto di una pandemia che nel mio paese, a Calimera, sta facendo parlare tanto, perché siamo, meglio, si dice che ci vogliono fare rossi, ma non è vero assolutissimamente. Si sta chiedendo semplicemente un supporto logistico per capire meglio i cosiddetti tamponi e capire quante persone sono contagiate con questa variante. Però questa è una piccola parentesi che la faccio in introduzione, e auguro a tutti i nostri amici che ci stanno seguendo ora sulle pagine di radiook.it e il nostro, diciamo, blog. Oggi parleremo con un personaggio illustre, fortemente voluto da me, perché è una persona in gamba, direi. Parlo proprio dell'avvocato Pamela Calabrese, che la vedete subito qui in linea, eccola qua. Avvocato Pamela Calabrese, buonasera avvocato. Buonasera, allora, grazie. È inutile spendere tante di quelle parole, perché se noi andiamo a vedere direttamente il curriculum su Google di Pamela Calabrese, sappiamo benissimo che cosa fa e che chi è la persona e che cosa fa come professione. Salutiamo il nostro Gianfranco Buce, che è collegato in diretta sulla nostra pagina, ma soprattutto parliamo oggi di un argomento che ancora fa parlare, diciamo, le testate giornalistiche, le testate anche televisive, di questo fenomeno, ormai chiamiamolo fenomeno, il cyberbullismo. Avvocato, esatto. Calabrese, avvocato Calabrese, cos'è il cyberbullismo? Parlaci un pochettino sul tecnicamente, che cos'è questo cyberbullismo, questo grande fenomeno. Sì, esattamente. Allora, il cyberbullismo è un neologismo che sta ad indicare il bullismo virtuale, cioè appunto il bullismo che si consuma sulla rete. E purtroppo questo fenomeno, proprio in epoca di epidemia da coronavirus, ha tristemente preso il sopravvento, proprio perché il lockdown, e in particolare la noia derivante dal lockdown, sfocia ed è sfociata e continua a sfociare, soprattutto per i più giovani, nella violenza, nella ribellione. È un grandissimo problema che purtroppo non possiamo più non affrontare in maniera seria. I giovani, tra l'altro, si sentono loro stessi, si sentono in pericolo sul web. Si figuri che su un campione di 100 ragazzi, quindi comunque minorenni, intervistati, alla domanda: vi sentite sicuri navigando sul web? Hanno risposto di no. In realtà le ragazze sono quelle più spaventate, per i motivi che possiamo ben capire, ma anche i ragazzi in realtà. E nel momento in cui viene chiesto loro quale secondo voi è il problema principale, il pericolo principale in questo momento, rispondono il cyberbullismo. Per cyberbullismo noi intendiamo qualsiasi comportamento diffamatorio, ingiurioso, violento nei confronti di un minore, che ovviamente deve avvenire sulle piattaforme, quindi sul web, su internet.
Questo nell'ambito, diciamo, di questi comportamenti rientra anche quelli volti a manipolare o alterare dei dati relativi appunto ai minori, sempre ai minori, con l'unico scopo, con l'obiettivo di discriminare un minore o un gruppo di minori, quindi prenderlo come bersaglio ed isolarlo. Quindi il fenomeno, come ho detto, si è molto espanso proprio perché tutto ormai passa per la rete. Se noi immaginiamo anche le caratteristiche del cyberbullismo attuale, quindi del cyberbullismo rispetto al bullismo tradizionale, notiamo che ci sono delle grandi differenze. In primis, dobbiamo prendere in considerazione il fatto che il messaggio che viene immesso nella rete è un messaggio che ovviamente nel giro di poco tempo, di pochissimo tempo, farà il giro del web, nel senso che ovviamente c'è una pubblicità che rispetto a quello che è il bullismo tradizionale non si è mai ravvisata in passato con il bullismo tradizionale. Se io immetto un'immagine, un messaggio sul web, nel giro di poco tempo questo messaggio arriverà a chiunque e ovunque. Poi, avvocato, un'altra domanda, no? Che mi viene proprio Sì. spontanea, no? Ma qual è la differenza tra cyberbullismo e il bullismo tradizionale? Ecco, allora la differenza è fondamentale, perché anzitutto nel cyberbullismo viene a perdersi ogni cognizione e ogni limite di tempo e di luogo, anche di spazio. Cosa significa? Nel bullismo tradizionale, io, vittima del mio bullo, so perfettamente dove potrò incontrarlo, perché so già, si tratta del mio compagno di classe. O perché so già si tratta del mio amico, dell'amico con cui faccio il corso di scherma, o perché è il ragazzino che abita nel mio palazzo, nel mio quartiere, nel mio stesso paese. Quindi so come poterlo evitare volendo. Non mi recherò a scuola quel giorno per paura di incontrarlo, non mi recherò nel bar dove vado ad incontrare i miei amici per chiacchierarci, o non mi recherò al mio corso di scherma. Questo nel cyberbullismo non è possibile, perché? Perché il mio carnefice in realtà potrei anche non conoscerlo, nel senso che potrebbe essere un perfetto estraneo che conosce non so per quale motivo e come il mio nickname e in questo modo può porre in essere degli atti denigratori, offensivi, diffamatori nei miei confronti. Lo stesso avviene per quanto riguarda anche i limiti relativi anche al tempo, quindi non solo al luogo, ma anche allo spazio e al tempo, cioè gli atti denigratori, diffamatori, violenti nei confronti della vittima possono essere compiuti in qualsiasi momento, anche di notte, semplicemente perché ciò avviene tramite una tastiera e un monitor. Ed è anche facile, diciamo, porre in essere tali atti, proprio perché vi è questa sensazione di leggerezza e di impunità, proprio data dal fatto che ci si nasconde dietro un monitor, dietro una tastiera, e quindi spesso il giovane, il minorenne, non si rende conto della gravità dei comportamenti che pone in essere, comportamenti che possono sfociare nell'integrazione di veri e propri reati, anche molto gravi. Quindi delitti, perché i reati si distinguono in delitti e contravvenzioni a seconda della loro gravità. Quindi i reati meno gravi rientrano nelle contravvenzioni e quelli più gravi nei delitti. Poi lo voglio ribadire, un'altra differenza molto importante e anche fondamentale sta nel fatto che il messaggio che viene immesso nel web o l'immagine che viene immessa nel web ha una facilità di visualizzazioni e quindi può essere scaricata, visualizzata, passata di persona in persona con una velocità che non ha eguali e che sicuramente prima non poteva esistere. Quindi c'è una grande differenza rispetto al bullismo tradizionale, purtroppo, perché questo non fa altro che peggiorare le cose, non migliorarle. Esiste una legge, caro avvocato, che disciplini la materia? C'è qualche legge che proprio mette
in atto i cosiddette, diciamo, tra parentesi, pene o contravvenzioni? Sì, allora, anzitutto dobbiamo prendere in considerazione la legge, c'è una normativa finalmente, da pochi anni in realtà, è stata anche dibattuta la questione e dopo un lunghissimo iter legislativo finalmente è stata emanata la legge numero 71 del 2017, una legge importantissima che ha come obiettivo precipuo, quindi primario e principale, quello di tutelare la dignità del minore. Quindi la legge all'articolo 1 definisce appunto il cyberbullismo come, lo ripeto, qualsiasi atteggiamento, posto in essere di natura diffamatoria, offensiva, persecutoria anche nei confronti di un minore o anche di un membro della sua famiglia, anche mediante l'alterazione o la diffusione di suoi dati personali. E questo ha solo scopo di denigrarlo, di prenderlo come avversario, di discriminarlo. È molto, ma molto importante, l'articolo 2 di questa legge. Va posta l'attenzione sull'articolo 2 perché ci dice come difenderci, nel caso in cui, come minore può difendersi anche per tramite ovviamente dei suoi genitori, nel caso in cui, un messaggio o un video, denigratorio per il giovane stesso, per il minore stesso, sia immesso nel web, quindi nella piattaforma, sia online. In questo caso il minore venuto a conoscenza di questo può agire rivolgendosi direttamente al gestore del sito, mediante un'istanza ovviamente, che dovrà essere immediatamente presa a carico, al massimo entro le 24 ore successive, dal gestore del sito stesso. E nelle 48 ore ancora successive, il gestore del sito dovrà immediatamente rimuovere o oscurare il video o il messaggio. Nel caso in cui questo non avvenga, il minore, per tramite anche dei suoi genitori, potrà rivolgersi direttamente al garante per il trattamento dei dati personali, quindi al garante per la privacy, che dovrà immediatamente attivarsi e potrà procedere o sollecitando il gestore del sito che non abbia provveduto a rimuovere i messaggi denigratori o le immagini offensive. Oppure, come avviene nella stragrande maggioranza dei casi, potrà procedere direttamente, data poi l'urgenza, perché, come ho detto, il tempo in questo caso è davvero molto importante, è un fattore molto importante, perché anche un'ora in più può portare il messaggio o il video denigratorio offensivo a tanta altra gente. Quindi questo è il mezzo con cui possiamo difenderci, insomma, fattivamente contro queste azioni, contro questi atti commessi nei confronti di un minore, volti appunto, lo ribadisco, a denigrarlo, ad offenderlo, a prenderlo come bersaglio, a isolarlo. Altro articolo molto molto importante è l'articolo 7 della legge che ci parla dell'ammonimento del questore. Questo è un istituto che in realtà esiste già per il reato di stalking ed è stato comunque esteso anche nel caso di cyberbullismo. Per il cyberbullismo non esiste un reato, non c'è un proprio reato di cyberbullismo, però gli atti criminosi posti in essere dai soggetti nei confronti della vittima, quindi dal carnefice nei confronti della vittima, possono in realtà integrare dei reati. Questo lo vedremo tra un attimo, vi dirò anche quali. Quindi l'articolo 7 della legge 71 del 2017 dicevo che ci parla dell'ammonimento del questore e ci dice che nel caso in cui il questore venga a conoscenza di comportamenti posti in essere, comportamenti di natura diffamatoria, quindi che possano integrare o il reato di diffamazione o anche quello di minaccia, quindi 595 del codice penale oppure 612 del codice penale, la minaccia, nel caso in cui non sia ancora sporta sia stata sporta querela, il questore può ammonire il minore che abbia posto in essere tali comportamenti, Quindi come parliamoci chiaro, avvocato Calabrese. Diciamo che l'ammonimento non è, diciamo, proprio una sanzione o una pena. no, no, Diciamo che assolutamente. è È un un qualcosa, richiamo. è un richiamo alla prossima, ti posso condannare o Esatto, è un ti richiamo. posso penalizzare. Sì, è un richiamo perché questo può avvenire solo nel caso in cui non sia stata ancora sporta querela.
Ok, quindi nel caso in cui non è stata ancora sporta querela per questi comportamenti che potrebbero integrare reato o di minaccia o di diffamazione, il questore può richiamare il minore. Quindi lo richiama innanzi a sé, unitamente a uno dei suoi genitori o, diciamo, a coloro che ne hanno la potestà, ne fanno le veci. Quindi, tramite un semplice richiamo intima il giovane. A non continuare, quindi a non perpetrare con questi comportamenti. Per fare questo, il questore non ha bisogno della prova che il comportamento costituisca in realtà ed effettivamente reato, sia è sufficiente, saranno sufficienti degli indizi, degli elementi che possano far ragionevolmente pensare il questore che in realtà siano comportamenti talmente gravi da poter portare poi all'integrazione di una fattispecie criminosa, quindi comunque alla commissione di un reato. Ok, Sì. qual è la tutela, avvocato, sul piano civile e su quello penale? La Sì. tutela proprio. Allora, quindi per quanto riguarda il piano civile, dovremmo agire in giudizio per il risarcimento del danno, quindi risarcimento del danno patrimoniale oppure è anche non patrimoniale. Per quanto riguarda invece la questione penale è più complessa. Sono tanti i reati che potrebbero in realtà configurarsi. Come ho già detto, non esiste un reato di cyberbullismo come invece esiste per lo stalking. Però il comportamento possono essere, ne può integrare diversi. Ad esempio, nel caso in cui i messaggi immessi nella piattaforma, nel web, siano messaggi diffamatori, in questo caso, ovviamente, può essere integrato il reato di diffamazione, 595 del codice penale. Ma L'ingiuria, no. il reato di diffamazione avviene d'ufficio oppure ci deve essere proprio una, diciamo, un attinente e un attendente a fare quel reato di diffamazione? No, è su querela di parte, è su Quindi querela di ci deve parte, essere quindi. comunque un attenuante, diciamo, per fare una querela di parte per fare questa, diciamo, per fare Ci deve istanza di essere difamazione. l'istanza, quindi la querela di parte, la vittima che si veda insomma sul web dei messaggi contro di sé di natura diffamatoria, può querelare la parte attiva, quindi che ha proceduto e posto in essere questo atteggiamento per diffamazione. È ravvisabile anche l'aggravante, in quanto, come ho già detto diverse volte, la caratteristica fondamentale del cyberbullismo è la pubblicità, cioè il fatto che questi messaggi possano espandersi e possano venire recapitati a tantissime persone e ad una velocità veramente molto molto grande. Oltre il reato di diffamazione, ce ne sono altri che possono essere ravvisati. Quindi nel caso in cui i messaggi siano offensivi e minacciosi, allora può essere ravvisata la contravvenzione di molestia alle persone e il delitto di minaccia, ex articolo 612 del codice penale. Quindi ho già detto che i reati si distinguono a seconda della gravità in delitti e contravvenzioni. Le contravvenzioni sono quelli meno gravi. Quindi contravvenzione di molestia alle persone oppure delitto di minaccia. Inoltre, nel caso in cui questi messaggi, anche diciamo queste immagini oltraggiose, si ripetano nel tempo, quindi si ripetano più e più volte, possiamo anche ravvisare il reato di stalking, così come previsto e disciplinato dall'articolo 612 bis del codice penale. E ancora, potrebbe essere ravvisato il reato previsto dall'articolo 612 ter del codice penale, che è stato recentemente introdotto. E questo nel caso in cui vengano diffuse delle immagini di carattere sessualmente esplicito. Tra l'altro, il 612 ter ha anche una clausola di riserva e ci dice che se queste immagini a sfondo sessuale
che vengono diffuse nel web si riferiscono a minori, allora in questo caso si rientra in reati ancora più gravi, che sarebbero quelli appunto inerenti alla pedopornografia. Andiamo avanti. Nel caso in cui il soggetto attivo, quindi chi pone in essere un atteggiamento denigratorio nei confronti della vittima, utilizzi il nickname della vittima stessa per porre in essere dei comportamenti illeciti e dando la colpa al proprietario del nickname di cui si è appropriato, allora si ravvisa il reato di sostituzione di persona. E ancora, la truffa, ad esempio, potrebbe ravvisarsi nel caso in cui ad essere oggetto di questi comportamenti illeciti sia il patrimonio della vittima. Quindi tanti i reati, Sì, pur non diciamo che essendosi i reati sono veramente tanti, cioè andare tanti. ad Sì, analizzare sì. la rete, sì, anche inconsciamente si possono compiere dei piccoli reati, anche non impunibili, però comunque è sempre un reato. Esatto. E altri che possono essere, diciamo, sia imputabili e quindi con situazioni anche sulla fedina penale seria, e quindi Sì. con sanzioni e condanne, ma anche sull'aspetto della, diciamo, tra parentesi, sanzione amministrativa pecuniaria, la cosiddetta provvigionale, come viene definita. Sì, quindi Adesso, contravvenzioni e delitti, sì, di diversa natura. adesso, quali sono gli strumenti di tutela contro il dilagare di questo fenomeno, avvocato? Ci sono strumenti in particolare? Sì, allora, come ho già detto, in questo caso ci viene in soccorso l'articolo 2 della legge, la 200, la 71 del 2017, che appunto ci dice come poterci difendere e si farà eventualmente un'istanza. Allora, ovviamente il problema del cyberbullismo è proprio la difficoltà con cui si può arginare il fenomeno della diffusione dei dati, proprio perché dei messaggi, dei video, proprio perché il web, ormai tutto passa per il web, addirittura la didattica a distanza, quindi la a causa della didattica a distanza anche le lezioni si fanno online, quindi tutto, davvero tutto passa per il web. E purtroppo il problema è quello di arginare il fenomeno, che è difficilmente arginabile, proprio per questo motivo. Anche se in realtà tanto è stato fatto, perché è stato istituito un tavolo tecnico presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono stati varati dei progetti, dei protocolli, proprio per formare gli insegnanti affinché possano dare sostegno ai minori e indicare loro quale sia, diciamo, l'utilizzo, il buon utilizzo del web, perché in realtà il web, diciamo, utilizzare il web, le piattaforme, può essere utile oltre che molto pericoloso e dannoso. Quindi l'obiettivo, degli insegnanti, lo scopo dell'insegnante deve essere quello di indirizzare verso un buon uso delle piattaforme del web i giovani e dare anche sostegno, non soltanto alle vittime di cyberbullismo, ma anche diciamo, a coloro che sono, tra virgolette, i carnefici, e quindi coloro che mettono in atto questi comportamenti diffamatori, perché in realtà sostanzialmente si tratta molto spesso di minori che vivono delle situazioni disagiate, che vivono in famiglie con condizioni non diciamo non assolutamente non buone, quindi vanno aiutati anche loro. E addirittura anche il dirigente scolastico può essere chiamato a porre rimedio nel momento in cui venga a sapere di una condizione in cui un bullo cerca di discriminare un suo compagno. Può intervenire convocando a sé il minore, convocando anche unitamente i genitori. E infine, come ho già fatto presente, ci si potrà rivolgere direttamente al gestore del sito mediante un'istanza affinché la prenda a carico nelle 24 ore successive e nelle 48 ore ancora successive rimuova il video o il messaggio, o almeno lo oscuri, insomma, si attivi in qualche modo. Come ultima istanza, diciamo,
possiamo fare riferimento al garante della privacy, quindi il garante per il trattamento dei dati, che in caso di inerzia del gestore del sito provvederà con urgenza ad attivarsi personalmente. Ci diciamo quindi, diciamo, è tutto un circolo che gira intorno. Quindi quando si hanno le prime avvisaglie, no, del bullismo vero e proprio, no? Quindi un bullo, io parto sempre da un concetto, avvocato, se il bullo è bullo, lo è sia fuori la scuola che anche dentro la scuola. Sì. Quindi la domanda mia è un'altra, ma la famiglia in tutto ciò, come deve fare? Affermare lo stesso, diciamo, ragazzo, perché se un bullo, un genitore, e non penso che il genitore faccia il bullo, anzi cerca di non far fare il bullo al proprio figlio. Quindi, se il bullo è bullo, lo è anche a casa, quindi diciamo, può essere lo specchio della famiglia? Allora, molto spesso. Soprattutto quali sono i metodi che vengono utilizzati per arginare lo diciamo il dilagare del bullismo nel ragazzo. Allora, le parlo per aver a mia volta discusso e parlato con amici psicologi che hanno a volte a che fare. Che hanno proprio a che fare molto spesso con questi fenomeni e cercano in qualche modo di porre rimedio parlando sia con chi pone in essere questi fenomeni, che sia con chi purtroppo ne è vittima. Allora, anzitutto possiamo dire che spesso il comportamento del bullo, quindi del violento, di chi cerca di Perdonami un arginare. secondo, avvocato, la interrompo, ma il bullo di per sé, quali sono, diciamo, i primi campanelli di allarme per capire se lui fa il bullo oppure è bullo oppure non è bullo? Perché può essere pure un Allora, ragazzo che abbia, come dire, qualche problema anche a livello sanitario, Non non sempre, sempre. a volte sono degli insospettabili. A volte sono degli insospettabili. Le ripeto, io non sono una psicologa, però parlo a volte spesso con persone che conosco, con amici che lo sono. Quindi, e mi dicono che a volte sono degli insospettabili. Allora, nella stragrande maggioranza dei casi, sicuramente si tratta di ragazzi che vivono delle condizioni in famiglia, delle condizioni non buone. A volte capita il papà di avere il padre in galera, quindi comunque padri che hanno avuto problemi, che ancora hanno problemi con la giustizia. E quindi magari sono soli, hanno soltanto la mamma. O in alcune occasioni non hanno neanche, ci sono alcune occasioni in cui a volte non hanno neanche un genitore come riferimento, perché ecco, anche la mamma magari ha problemi con la giustizia, quindi vivono con i nonni, quindi vivono delle situazioni sicuramente disagiate, hanno degli esempi in famiglia che non sono sicuramente dei migliori. Quindi in questo caso, diciamo, ce lo si aspetta e quindi si cerca ovviamente di aiutare, sapendo già il problema qual è, sapendo già che il problema è nella famiglia. Ci sono casi in cui invece, stranamente, perché non ce lo riusciamo a spiegare, però bambini di buona famiglia, come si dice qui, comunque come si suol dire di buona famiglia, quindi ragazzi che provengono da famiglie benestanti e che forse proprio per questo hanno troppo e non sanno come passare il tempo, perché molto spesso, come ho detto, è la noia. Soprattutto in tempi di coronavirus, da lockdown, da coronavirus, e la noia poi a portare i più piccoli alla rabbia e alla violenza. La noia che sfocia purtroppo nella violenza e nella rabbia, nell'aggressività. Quindi, le ripeto, da un lato ci sono situazioni che diciamo portano per ovvie ragioni a un comportamento aggressivo. Quindi problemi in famiglia, genitori con problemi con la giustizia, quindi spesso in carcere, quindi non presenti. Quindi la solitudine
che porta ad accanirsi nei confronti del coetaneo che magari ha una vita molto migliore della propria. Dall'altra, invece, ci sono gli insospettabili, come ho detto, quindi ragazzini che in realtà sono di famiglie molto benestanti, che hanno davvero tutto e che allo stesso tempo però sono annoiati perché soli, per ragioni diverse, non perché i genitori siano in galera, ma perché siano continuamente occupati con le attività lavorative. E quindi questo li porta ugualmente ad annoiarsi e a sfogare questa rabbia e questa noia contro i propri coetanei, anche in maniera molto aggressiva. Avvocato, prima di passare e chiudere il nostro, diciamo, odierno appuntamento, quello che chiedo a lei, essendo tecnica del settore, no? Perché comunque dobbiamo affrontare il discorso che il codice penale, la prossima domanda che io le farò dopo questa, il discorso è: questo periodo di Covid, quanto ha favorito il dilagare del cyberbullismo? Essendo anche un Tantissimo. esperto di social, e quindi questa è la domanda che io, ecco perché volevo l'intervento proprio di un avvocato, per far capire a chi ci sta seguendo cosa ha portato all'interno delle famiglie questo Covid, che diciamo a livello sanitario fa bene essere chiusi, anche se alcuni non lo accettano, però meglio dire facciamolo, ce lo impongono, facciamolo. Però cosa ha portato all'interno delle famiglie la pandemia, lo stare chiusi a casa, l'essere segregati nelle quattro mura? Ecco, purtroppo, come dicevo, questo periodo, questi mesi di isolamento forzato non hanno fatto altro che peggiorare e aggravare questo problema, proprio perché ormai si fa tutto online, anche le lezioni di pianoforte, le lezioni di matematica, le lezioni di italiano, qualsiasi cosa passa dal web. Perché non ci sono più, almeno con le stesse modalità, con la stessa frequenza che c'era prima, non ci sono più le possibilità di incontrarsi almeno frequentemente. Quindi sicuramente abbiamo col contagocce, abbiamo modo col contagocce di poterci incontrare. E diciamo che questa problematica i minori l'hanno avvertita in maniera dirompente, quindi in maniera maggiore rispetto, diciamo, agli adulti, soprattutto agli adulti over 50, over 60, che magari per ragioni di età, forse over 60-70, per ragioni di età sono spesso a casa. Ovviamente il minore, al contrario, aveva, diciamo, la giornata scandita dai suoi appuntamenti, a partire dalla scuola, quindi comunque grande fonte di aggregazione tra ragazzi, quindi il primo punto fondamentale e primo ambiente fondamentale in cui si cresce, ci si confronta, si fa amicizia, si condivide. E quindi questa mancanza di possibilità di condivisione anche dei propri pensieri, delle azioni, qualunque cosa, ha portato ovviamente alla noia, alla tristezza e quindi anche alla depressione, perché, le ripeto, pur non facendo il lavoro di psicologa, si sente parlare tanto di ragazzi depressi che tentano il suicidio, che nella stragrande maggioranza dei casi C'è riescono anche. la domanda che devo farle dopo, prima di passare all'ultima, che poi ci cade proprio a fagiolo. A livello proprio di social, perché il dilagare di queste azioni che mettono proprio a repentaglio la propria vita, tipo le cosiddette challenge, io Sì. Sì. personalmente non le condivido, perché una volta le challenge erano quelle che devo mettere vicino al microfono e affrontare una grande platea anche virtualmente. Quindi lei, da avvocato, come vede l'utilizzo dei social? E quindi un appello per capire effettivamente l'uso dei social e poi soprattutto le challenge. Le challenge, come le vede queste challenge? Co cioè, mettere a repentaglio la propria vita a livello giurisdizionale,
cosa comporta? Guardi, io, allora, il mio parere purtroppo lascia il tempo che trova. Io ovviamente non sono d'accordo con l'interazione esclusivamente tramite challenge, tramite qualsiasi altra forma, diciamo, di conversazione, condivisione online. E purtroppo, indipendentemente dal mio parere, quello che avviene è sotto i nostri occhi, per cui ecco, anche semplicemente questa intervista che magari fino a 6 mesi fa, fino a un anno fa, ecco, avremmo fatto vis-à-vis, noi la stiamo portando avanti, da remoto, quindi comunque siamo distanti. Stiamo andando avanti, diciamo, stiamo camminando avanti, non Sì, ci ci stiamo portando fermiamo. avanti. Stiamo andando, Ci anzi, siamo. diciamo, stiamo andando un po' troppo avanti, diciamo. La tecnologia sta navigando un po' Sì, troppo. Vabbè. assolutamente, sì. E Io le purtroppo faccio temo che la fare. situazione andrà sempre a peggiorare, quindi diciamo che ci saranno sempre meno occasioni di condivisione vis-à-vis. E purtroppo penso, spero di sbagliare, sempre meno, sempre più tramite challenge o comunque tramite condivisioni di interviste da remoto, anche lavorativamente parlando, lo smart working, le lezioni, la Io DAD, personalmente tutto. avvocato, il contatto vis-à-vis, io sono un amante del vis-à-vis, io la persona devo vedere davanti, però Esatto. purtroppo le restrizioni ci costringono a fare questo e non possiamo Esatto. bloccarci, quindi comunque bisogna avere comunque un rapporto umano. È normale, se hanno Certo. amici su Facebook, ma poi prima o poi il mondo gira e io personalmente devo incontrare. Con l'occasione salutiamo Roy Geraci, un regista di Anunnaki Film Production, che si è appena collegato. Salutiamo Roy Geraci, il grande amico Roy Geraci. Adesso l'ultima domanda Sì. che le voglio fare: cosa prevede il nostro codice penale circa l'imputabilità di soggetti minorenni? Sì, allora gli articoli di riferimento sono il 97 e il 98 del codice penale e ci dicono una cosa importante, non condivisa da molti, però tant'è. Allora, nel nostro ordinamento penale giudiziario il minore degli anni 14 non è imputabile, quindi c'è una mancanza piena, impossibilità totale, piena di imputare, di imputabilità per quanto riguarda il minore fino ai 13 anni. Nel caso in cui invece il minore abbia un'età ricompresa tra i 14 e i 18 anni, allora la situazione cambia. In questo caso potrebbe essere imputato nel caso in cui venga a commettere un fatto penalmente rilevante, però ovviamente la pena è diminuita in primis. In secondo luogo, nel momento della commissione del fatto, deve essere capace di intendere e di volere, quindi deve aver compiuto il fatto scientemente, con la consapevolezza di quello che andava a fare e a giudicarlo. Non sarà il Tribunale Penale Ordinario, come avviene per diciamo, i soggetti dai 18 anni in su, ma sarà il Tribunale dei Minori. Siamo di fronte a un quadro sanzionatorio che è mitigato, perché l'obiettivo è molto, molto, ma molto mitigato, perché l'obiettivo fondamentale è quello di rieducare il minore, comunque di reinserirlo nella società. Quindi la pena è l'estrema ratio, quindi la soluzione che non può essere evitata sostanzialmente, ma in tutti gli altri casi si cerca di Però agire. in questo caso, avvocato, ci potrebbe essere l'ammonimento, come abbiamo detto anche dal questore, a sto punto. No, allora sì, Visto per che quanto riguarda il cyberbullismo, sì, così va come bene, per altre ipotesi di stalking, sì, per tutti. qualsiasi reato venga fatto da un minorenne, sia parliamo sia di cyber, ma anche di bullismo, quanto altro reato fosse, deve essere imputato, no? Però se è minorenne non si può fare, quindi No.
quindi non c'è niente a sto punto. Salutiamo Miriam Giuni che si è collegata. Saluti Miriam, anzi Miriam voleva farti proprio delle domande, che l'altro giorno mi ha detto di che voleva intervenire. Miriam, se hai qualche domanda da fare all'avvocato, dimmele, gliele dico e gliele possiamo tranquillamente dire. Proprio per capire Sì. effettivamente, sì, cioè, cosa un minorenne a sto punto fa il reato e non viene penalizzato, non viene Sì, sanzionato, viene incriminato, diciamo, giudicato. purtroppo nell'ordinamento giuridico italiano la norma è questa, cioè il minore degli anni 14 non può essere giudicato e non può essere punito. Se però, per esempio, diamo un'occhiata a degli altri paesi europei, ci salta all'occhio la situazione dell'Inghilterra e del Galles. Ad esempio, lì la situazione è diversa ed è diversa proprio perché c'è stata una legge di modifica che ha abbassato la soglia della punibilità addirittura a 10 anni, quindi stiamo parlando di bambini. E questo perché c'era un grandissimo timore di bande giovanili che in realtà negli ultimi anni commettevano e commettono tantissimi reati. E prima li commettevano con la consapevolezza di non poter essere perseguiti per questi atti posti in essere, proprio perché in Galles e in Inghilterra prima la soglia di punibilità era 13 anni, adesso è stata diminuita a 10 anni perché ci fu un caso di violenza inaudita contro un bambino di 2 anni, perpetrata da due bambini di 10 che lo hanno rapito e torturato a morte. Proprio, e questo avvenne a Liverpool, proprio in seguito a questa faccenda, la soglia adesso in quei paesi è abbassata. Ed è a soli 10 anni. Non sono mancate le critiche da parte di psicologi, di psichiatri, di studiosi del settore che ritengono che una soglia di età così bassa non sia giusta perché un bambino a 10 anni, secondo loro, non ha la capacità di intendere e volere, quindi non è consapevole, Allora ti della posso gravità interrompere, avvocato, e ti dico anche un'altra cosa. Lo sa benissimo che a 15 anni in America possono andare ad acquistare un'arma, quando in Italia un'arma non si può acquistare. Cioè, quante persone, quanti ragazzi abbiamo visto nelle scuole di New York, nelle scuole di Londra e via discorrendo, dove vanno e fanno degli effettuano dei veri e propri attentati contro professori, sparatorie. In Italia questa cosa, diciamo, meno male, non c'è, perché comunque devi essere autorizzato, devi essere professionalizzato a usare un'arma, che essa sia bianca oppure che essa sia da fuoco o qualsiasi arma, devi essere comunque autorizzato. E quindi il reato, diciamo, ecco perché forse in Italia c'è più reato di cyber e di bullismo, e non più reati che i bambini vanno a fare un attentato a scuola. Questo, secondo me, è la differenza tra l'America e l'Italia, sempre secondo il mio punto di vista, avvocato. Sì, anche sicuramente non c'è una facilità di accesso all'acquisto di armi come può esserci in America. Questo sicuramente va ad incidere, indubbiamente sì, indubbiamente sì. Io ringrazio l'avvocato per Grazie a aver voi. deliziato del suo bellissimo, direi, contributo, perché è stato un contributo eccezionale. Un'intervista, penso, una delle migliori dopo quella di Miriam, una Grazie. delle più convincenti. Però chiudo una parentesi, e siccome lei è un avvocato, quindi di leggi se ne intende, però tengo a precisare, questa cosa che staremo a dire l'affronteremo con... Ah, una domanda. Avvocato, ti fanno una domanda. Buonasera, una domanda se è possibile. Se un ragazzo subisce cyberbullismo su WhatsApp da compagni di classe, che uso può fare dei messaggi? A chi rivolgersi? Si possono usare e mostrare gli screen dei messaggi? Si viola la privacy. Buonasera, Clara Stella Balsamo, che non so chi sia, però. Sì, allora assolutamente, in questo caso che la signora ha ben descritto, potremo fare riferimento all'articolo numero 2
della legge numero 17 del 71 del 2017, che ci dice che in questi casi va contattato mediante un'istanza il gestore del sito, quindi in questo caso stiamo parlando di WhatsApp. Quindi la signora, per conto di suo figlio, a questo punto potrà fare un'istanza direttamente al gestore del sito stesso, al gestore di WhatsApp, per richiedere la rimozione di questi messaggi. L'istanza dovrà essere presa in disamina entro le 24 ore successive, massimo, ed entro le 48 ore ancora successive dovrà essere rimosso il messaggio o la serie di messaggi che lei poi andrà ad indicare. Se il gestore di WhatsApp dovesse rimanere senza procedere, quindi non dovesse dare seguito alla richiesta, lei si potrà rivolgere direttamente al garante per la privacy, quindi al garante per il trattamento dei dati personali, per richiedere la stessa cosa. E il garante, a quel punto, vista l'inerzia del gestore dopo la prima istanza, dovrà o sollecitarlo, ma nella stragrande maggioranza dei casi procederà direttamente data d'urgenza. Quindi sicuramente nel 90% dei casi provvederà direttamente poi il garante a quel punto, lo ripeto, in caso di inerzia del gestore nonostante la prima istanza, quindi direttamente il garante della privacy provvederà ad oscurare o a rimuovere messaggi diffamatori, offensivi, molesti, insomma, quelli Diciamo, che lei ci ha indicato. volti a violare la privacy. Esatto, la Una cosa dignità anche, importante, soprattutto. adesso sì, cioè io affronterò uno speciale, vediamo, creo uno speciale proprio su questa ordinanza nuova, meglio, no, scusate il giro di parole, questa nuova ordinanza che è stata accolta con l'istanza di vari componenti e associazioni. Per quanto riguarda l'ordinanza della Puglia, parliamo che l'avvocato calabrese pugliese è di Taranto. Sì. Questo andare e non andare a scuola. Non voglio entrare nel dettaglio perché vorrei affrontare uno speciale su questo, Sì, su questa situazione, dove vediamo un attimo le evoluzioni, sì. l'avvocato calabrese che mi aiuti a fare questo qua. Vediamo un attimino l'evoluzione dell'accoglimento del ricorso. Quindi, prima di Sì. fare uno speciale, preferisco vedere l'evolversi della situazione. Allora, si va a scuola o non si va a scuola? Che ormai si deve andare a scuola perché l'istanza è stata accolta dal TAR. Quindi Realtà. parliamo che in una storia di una pandemia interviene il tribunale amministrativo. Tutti sappiamo chi è il TAR come figura istituzionale, come figura giudiziaria, che è il TAR. In questa pandemia in Puglia entra per la prima volta il TAR. Allora, questa ordinanza, cosa c'è che non andava in questa ordinanza, avvocato? Tecnicamente, non so se lei tecnicamente, però qualcosa c'è che agli avvocati amministrativi, ai giudici amministrativi ha fatto scattare quella scintilla, no? Di accogliere il ricorso, questa istanza di accoglimento del ricorso al TAR. Sì, ecco, sicuramente, come le ho detto, bisognerà vedere un attimo le evoluzioni. Quello che i giudici hanno, ovviamente fatto presente è che in effetti il provvedimento del governatore della Puglia, dottor Emiliano, non era conforme ed era, diciamo, in contrasto con l'attribuzione del colore alla Regione Puglia, perché siamo in giallo, di conseguenza, quello che i giudici hanno ravvisato è appunto una mancanza di coerenza tra il fatto che magari i locali siano aperti e le scuole siano chiuse, per dirla proprio in maniera semplice e banale. E quindi questo poi ha portato all'accoglimento di questa richiesta, di questa istanza. Ovviamente, lo ripeto, siamo qui a guardare un attimo le evoluzioni, però io ritengo che Diciamo, sia un esame avvocato. puntuale e giusto quello dei giudici del TAR. Diciamo, avvocato, che c'è sempre una legge madre, no? Diciamo, la legge statale, l'ordinanza
emanata, diciamo, non può scavallare l'ordinanza regionale. A sua volta viceversa, se noi siamo zona gialla, quindi dal decreto dal DPCM tutto è concesso, in automatico un'ordinanza della Di Regione Puglia chiusura. di chiusura delle scuole va un attimino nel contraddittorio. Esatto. Però molto spesso, e questo me l'hanno detto anche, si fa per un certo principio di precauzione per questa emergenza che poteva sfociare. Lo Sì. si fa, no? Lo si fa, avvocato. Questo, su questo ci può pure stare, no? Ci può stare, sì. Però c'è da dire anche un'altra cosa. Emiliano non ha detto, ci ha dato la possibilità al 50% di andare a scuola. Quindi, se tu sai che il Sì. bambino ha problemi BES, ha problemi educativi, sociali e deve andare per forza a scuola o comprovate esigenze lavorative, è normale che lì la didattica non va più perché tu hai un problema contrattuale anche con il tuo lavoro, che rischi licenziamento, allora lì è normale che devi andare a scuola. Però parlava di 50% e non è stato mai specificato il 50% di che cosa, era, se era il 50% totali della scuola, dei componenti della scuola, o il 50% della classe. Questo non è stato mai detto. La quota del 50%, ok. Ma il 50% di cosa? Poi è uscita un'altra nota dove ha specificato che il 50% doveva essere a classe. Cioè, diciamo, questo lo affronteremo in un secondo momento, perché è un tema molto delicato e quindi prima di parlare, di andare a sondare tecnicamente, vorrei avere un po' più di informazione e quindi vedere anche l'evolversi della situazione. Io ringrazio di nuovamente Certo. l'avvocato Calabrese per questo squisito intervento. Ringrazio tutti gli ospiti che sono collegati, gli amici ascoltatori, amici di Facebook, a partire da Mira Liuni, Roger Aci, Clara Stella Balsamo. E ci vediamo giovedì. Giovedì avremo un ospite, avvocato. Niente poco di meno che avvocato, un dottore, uno psicologo, uno psicoterapeuta, lui che è stato anche componente della ludopatia, quindi si parlerà anche di ludopatia, perché in questo momento il Covid ha danneggiato anche economicamente le famiglie. E anche perché con l'online tu non giochi, cioè l'online giochi in continuazione e non ti rendi conto quanto stai giocando. Quindi parleremo di ludopatia e soprattutto un legame con la psicologia in questo momento. Quindi parleremo un attimino di psicologia e quindi avremo il dottor Guido Scopecia. Ti ringrazio, avvocato, noi ci aggiorniamo perché dovremmo fare un bello speciale. Un bello speciale lo vorrei dedicare proprio all'avvocato, perché l'avvocato è un qualcosa eccezionale, veramente concetti chiari e precisi. Ci Grazie. vediamo e buona continuazione di serata. E per chi va a letto, buonanotte da Daddy DJ. A Grazie. giovedì. Radio OK, in collaborazione con Magilla Spettacoli, presenta Dimmi la tua. Interviste con i personaggi e gli artisti del momento. Ogni martedì, giovedì e sabato alle 19:30. In diretta live sulla pagina Facebook Radio OK. Conduce Daddy DJ.